Dante è consapevole dell'immenso privilegio di accedere da vivo al paradiso. Invoca quindi Apollo, che simboleggia la divinità nella poesia e la grazia divina, per essere all'altezza di riferire la sua imminente visione dei cieli. Il momento dell'ascesa, l'equinozio di primavera, è propizio per la felice congiuntura astrale. Il viaggio si svolge sotto la costellazione dell'Ariete, nella stagione in cui nacque Adamo. È mezzogiorno sulla cima del Monte del Purgatorio e quindi mezzanotte agli antipodi a Gerusalemme, quando Beatrice fissa i suoi occhi nel sole e porta Dante ad imitarla, al di là delle possibilità dei suoi occhi mortali. Il sole sfavilla intorno come ferro incandescente che esce dal fuoco e il cielo diventa ancora più luminoso. E di subito parve giorno a giorno essere aggiunto per esprimere il momento del passaggio dalla condizione terrena a quella paradisiaca. Dante conia il celebre termine trasumanar. E di subito parve giorno a giorno essere aggiunto, come quei che puote avesse il ciel d'un altro sole adorno. Beatrice tutta nell'eterne rote fissa con gli occhi stava, ed io in lei le luci fissi di lassù remote. Nel suo aspetto tal dentro mi fei, qual si fe Glauco nel gustar dell'erba, che il fe consorte in mar degli altri dei. Trasumanar, significar per verba, non si poria, però l'esemplo basti, a cui esperienza grazia serba.